Buonasera. Buonasera a tutti voi che ci seguite, per chi già ci ha visto altre volte, per i nuovi, grazie per essere qui e per cercare assieme a noi di approfondire un tema estremamente importante, quello dell'acqua ionizzata alcalina. Ma stiamo parlando, appunto, di un'acqua terapeutica, cioè molti confondono, ma un pH un po' più alto, eccetera. No, no, no. Qui la serie di valori che poi vedremo di seguito, che qualificano un'acqua giusta, l'abbiamo chiamata l'acqua giusta, come l'ha chiamata anche Sam Wanger nel suo libro Invertire l'invecchiamento. L'acqua giusta ha una quantità di benefici per qualsiasi tipo di problematica salutistica che possiamo incontrare. Abbiamo elencate qualcuna, ecco, il dimagrire, il ridurre l'alta pressione, il affrontare il diabete, il reflusso, le cardiopatie. La gotta, l'artrite, calcoli renali, un'infinità di problemi che via via, in questo e nei successivi incontri che faremo, andremo ad approfondire. Cioè, il nostro obiettivo è di cercare di trasmettere le motivazioni importanti e fondamentali di una certa acqua alcalina, l'acqua giusta. L'acqua giusta, che cosa intendiamo per acqua giusta? Intendiamo un'acqua ionizzata alcalina che sia pura chimicamente, cioè che non abbia inquinanti di nessun genere. E qui abbiamo certificazioni importanti a livello internazionale. Che sia strutturata e coerente. Come dice un grande scienziato americano, la qualità principale non è la purezza chimica che abbiamo messo per primo, ma perché la diamo per certa, per scontata, è ovvio, ma la sua struttura molecolare. E quindi con dei cluster molto piccoli, ma soprattutto con una forma cellulare che sia coerente, che denoti l'informazione, che denoti il parallelismo con quello che abbiamo dentro e con quello che è fuori la natura, gli alberi, le piante, le radici, tutto questo. Quindi struttura e coerenza. Ovviamente i numeri, i dati, un pH da 10 e 5, che molti, non lo so, parlano a vanvera. Dicono che oltre il 9 è pericoloso, è assolutamente falso. Ecco, a Sam Wang è stato chiesto espressamente: l'acqua un pH 10 è pericolosa? Assolutamente no. Anzi, è l'acqua che va assunta e poi vedremo perché. E naturalmente quest'acqua ha un pH 10, 10 e 5, che è il massimo bevibile, ha un potere disossidante ai massimi livelli, che arriva a meno 900 millivolt, e una quantità di idrogeno disciolto che è altrettanto importante per la disossidazione di 700 parti per bilione. Quindi, quando parliamo di acqua giusta, quando parliamo di acqua ionizzata alcalina, acqua terapeutica, parliamo di un'acqua che abbia queste sei caratteristiche. Non è una in più o in meno, o una sola, no, deve avere queste sei caratteristiche insieme che formano una sinergia tale per cui l'acqua diventa veramente una terapia, come lo è in tutti gli ospedali giapponesi da 30 anni a questa parte.
L'acqua, vabbè, qui spendiamo delle parole che sembrano ovvie, ma lo sono in realtà. L'acqua è vita, è salute, è benessere. Previene una moltitudine di patologie, ne abbiamo viste prima alcune, e a volte le guarisce, questi problemi di salute. Ha una condizione, torniamo alle caratteristiche che deve avere. Che abbia una frequenza strutturale informata, coerente e armoniosa come l'acqua degli USA. L'acqua degli USA raccolta dalle montagne ha queste caratteristiche: l'orpo, il pH e la struttura. La vedete in fotografia, ma la vedete anche nel nostro sito, l'abbiamo presentata un mucchio di volte. Somiglia a una pianta, a un fiore, a una foglia, a una radice, somiglia a qualcosa di vivo, di naturale. Abbia un alto valore pH, 10 e 5 abbiamo detto, e quindi assieme al pH molto alto, un molto alto potere antiossidante, l'ORP, unito all'idrogeno molecolare disciolto, che potremo vedere e misurare in maniera diretta una volta erogata l'acqua dallo ionizzatore, e sia chimicamente pura. Qui l'ho messo per ultimo. È per scontato che l'acqua deve essere pura, che non deve essere inquinata, perché se è inquinata non può raggiungere i livelli che abbiamo detto prima di ORP, di H2 e neanche di struttura. Quindi l'acqua giusta è praticamente simile all'acqua degli USA. Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni, l'acqua degli USA non l'abbiamo provata, ma abbiamo provato dei valori che il dottor Flanagan, che ha studiato per decine d'anni quest'acqua e che ha prodotto una polvere particolare, e noi l'abbiamo misurata, l'abbiamo confrontata, ha esattamente tutte queste caratteristiche. Ha un pH di 10,5, ha un ORP di meno 850-900 come quello prodotto dalla nostra ionizzatore, ha un idrogeno risciolto lo stesso intorno ai 900 ppb, e quindi questa è l'acqua terapeutica che fa per noi. Il nostro corpo, lo ricordo, è una meraviglia della natura. È un corpo capace di autoguarirsi e quindi di poter risolvere i problemi che eventualmente incontra in maniera autonoma, a condizione che sia messo nelle condizioni di poter esprimere tutta la bellezza che è. È composto di acqua, noi siamo al 70% acqua, ma le nostre cellule lo sono al 98%. Ogni processo chimico all'interno del nostro corpo è fatto con l'acqua, ogni cellula è acqua. E quindi è normale che noi partiamo dall'acqua per cercare di tutelare la nostra salute o di migliorarla quando è il caso. Non so se voi avete letto in giro avete visto terapeuti, nutrizionisti, medici, che parlano di come mantenersi in salute, di come migliorarla. Bene, io non sono riuscito a trovarne uno, dico uno, in internet che parli dell'acqua. I medici al massimo consigliano di berne 1,5 litri, 2 litri, ma non dicono che è acqua. Per loro l'acqua è uguale. Poi vedremo le differenze di vari tipi di acqua. Non è uguale. Noi stiamo parlando di un'acqua terapeutica. Non è solo una idratazione del corpo, ma è una idratazione del corpo aggiunta a una serie importante di caratteristiche che lo migliorano e che lo tutelano. Invertire l'invecchiamento, come dice Sam Wang nel suo libro,
e mantenersi in salute, oltre che essere scientificamente provato, non è così difficile. La prima cosa è essere convinti che si può, e si può, ve lo garantisco, perché io ho perlomeno 35-40 anni che uso queste tecniche, quindi ne parlo per esperienza diretta mia e vi garantisco che funzionano e funzionano alla grande. E quindi, nonostante le confusioni, le chiamano fake news, le banalità, le stupidità che vengono dette sull'acqua, credetemi, ne trovo. Ecco, non ho trovato, come dicevo prima, uno che parlasse dell'acqua, ma ne ho trovato una montagna che dicono una quantità di stupidate, una più grande dell'altra. E soprattutto nessuno che vada a fondo del come e del perché questo è importante, quest'acqua è importante per noi. E qui vediamo un primo effetto. La chiave sicura di invertire l'invecchiamento è di espellere ogni giorno tutti i residui acidi che abbiamo accumulato dentro di noi, dentro il nostro corpo. Residui dovuti a un processo naturale, che è quello della morte, della duplicazione, della sostituzione di miliardi di cellule ogni giorno, che quindi producono residuo, un residuo acido. Cioè tutti i residui sono acidi. Non c'è un residuo alcalino, sono tutti acidi i residui. Bene, vanno espulsi ogni giorno dal nostro corpo. E qui è il punto, come farlo? Attenzione, qui ci sono due sistemi venosi. Uno è libero, pulito, come quando nasciamo, l'altro ha le cosiddette famose placche. Lo dico solo perché sto studiandolo a fondo anch'io, ma non è il colesterolo in quanto tale, non sono i grassi in quanto tali che intasano e che formano la placca. Ma udite, udite, è l'inquinamento elettromagnetico a cui siamo sottoposti e a cui andiamo sempre di più a essere invasi. Adesso col 5G non vi dico che problemi possono nascere, ma non solo a livello venoso, a livello del flusso sanguigno, ma anche e soprattutto a livello del cervello. Ne tratteremo appena ho finito, ho concluso i miei studi, ma guardate, sto leggendo un libro, ve lo faccio vedere per vostra curiosità. Un libro di Arthur Fürstenberg, è straordinario, documentatissimo, con numeri, con date, con nomi, con tutto, e parla appunto dei danni spaventosi che ha creato e che sempre più sta creando l'inquinamento elettromagnetico. E voi sapete che noi, oltre all'acqua e al resto, abbiamo anche dei sistemi di protezione da questo inquinamento elettromagnetico. Bene, andiamo oltre. Quindi è importante pulire quotidianamente tutti questi residui acidi dentro di noi. Ovviamente non è che uno beve acqua alcalina e domani mattina da morto diventa vivo, non è così. Ovviamente si tratta di uno stile di vita. Lo stile di vita implica sicuramente un'acqua, come abbiamo detto, ma implica anche altre cose, il non fumare, il non bere eccessivamente, il non avere uno stress alle stelle, cioè un'infinità di cose, cioè la coerenza tra le cose e la sinergia tra le cose. Ovviamente quindi bisogna ridurre la produzione di residui acidi alimentandosi in maniera corretta, soprattutto con frutta e verdure fresche di stagione.
tenere sotto controllo lo stress. Guardate, lo stress anche qui no, lo sentiamo chiaramente, ma non lo tocchiamo, non lo vediamo, non è fisico. Bene, lo stress è il fattore, vorrei dire, principale della produzione di residui acidi dentro il nostro corpo. È spaventoso quello che crea lo stress. Quindi anche lì bisogna imparare, un passo alla volta, imparare a gestirlo, imparare a fare le cose, a farle bene, a farle subito, ma a farle in uno stato di tranquillità, di serenità. E l'eccessiva attività fisica, lo sport è fondamentale, farlo tutti i giorni, ma non arrivare all'estremo, perché quello è stress fisico. C'è lo stress fisico e c'è lo stress mentale. Allora, il mentale è il peggiore di tutti, perché te lo porti a spasso 24 ore su 24, ma anche il fisico è pericoloso. Quindi fate sport, ma senza strafare, senza produrre acido urico, senza produrre tossine, senza produrre attività contrarie alla salute. E bere ogni giorno, ecco, i medici l'unica cosa che sanno dire è bere ogni giorno 1 litro o 2 di acqua. È ovvio, dobbiamo idratarci. L'acqua siamo noi, l'acqua siamo noi. Quindi è importante rinnovarla continuamente, anche perché sapete che l'acqua poi porta, se è buona, elementi nutritivi positivi attraverso il sangue, eccetera, a tutto il nostro corpo e porta via tutti i residui acidi che ovviamente accumuliamo. Quindi acqua alcalina tutti i giorni, ionizzata con un alto valore di pH. Il nostro ionizzatore produce acqua 10 e 5 e noi vi raccomandiamo senza alcun dubbio, di prenderla a un livello alto. Poi vi spiegheremo anche perché. Quindi come fare a mantenersi giovani, tra virgolette? Non vuol dire riavere i capelli neri o non avere più le rughe, no. Vuol dire avere un corpo che può esprimere tutte le sue potenzialità, non essendo invaso da strutture acidificanti. Quindi come fare? Solo questo, bere l'acqua giusta. Cominciare da qui, cominciare a mettere dentro l'acqua che noi siamo un'acqua giusta, che possibilmente migliora quella che già c'è. Ok? Ecco, come dicevo prima, i medici non ti diranno mai, no, non hanno alcuna cultura al riguardo. Qui non ho nessun timore di dirlo. Tu parli con un medico delle caratteristiche, per esempio, di un'acqua alcalina ionizzata, eccetera, non sa niente e non vogliono saperlo. Questo è importante, perché dietro non c'è una struttura di soldi. Se uno impara a gestire il proprio corpo nel migliore dei modi, cioè lasciarlo libero di potersi esprimere al massimo, non ha bisogno di altre cose. Gran parte di loro sanno poco o nulla sugli effetti benefici di un certo tipo di acqua. Non conoscono la chimica del corpo umano. Non conoscono soprattutto la chimica dello stomaco e quindi che cosa avviene in situazioni diverse nello stomaco. L'acqua alcalina non serve perché entrando nello stomaco diventa acida. Questa è la risposta che hanno dato a una nostra cara cliente che li ha interpellati, un istituto molto famoso, di grande fama. Ed è una risposta di una ignoranza impressionante. Non sanno nulla. Lo vedremo poi perché. Ma quando parliamo della diversa acqua, per esempio, facciamo solo acqua liscia o acqua gassata. Ma lo sanno chi beve acqua gassata, che vuol dire bere un prodotto acido, come le
le bibite di cola, le bibite per avere energia, eccetera, sono veleni. L'abbiamo già detto in altre occasioni. Per equilibrare un bicchiere di cola sono necessari 32 bicchieri di acqua pura a un pH 10. È incredibile. E quell'acidità lì, oltre a depositare residui, danneggia tutto il processo che con l'acqua viene espletato all'interno del corpo. Quindi acqua pura o acqua qualsiasi di rubinetto, o peggio, acqua acida, acqua alcalina o acqua neutra, acqua con più minerali o con meno, acqua con più ossigeno o con meno, o addirittura senza, come quella dell'osmosi inversa. Senza ossigeno. L'ossigeno è collegato all'acidità. Dove c'è acidità non c'è ossigeno e dove non c'è ossigeno c'è acidità. Ossigeno e acidità sono due parole della stessa realtà. E il nostro corpo, soprattutto il nostro cervello, è affamato di ossigeno. È il più grande consumatore di ossigeno del nostro corpo, il nostro cervello. E quindi c'è bisogno di apportarlo continuamente. Acqua in bottiglia, acqua di pozzo, acqua sorgiva, acqua di Lourdes, acqua degli USA, tutte uguali? C'è un solo tipo di acqua, bevi acqua. Ma scherziamo? E quindi sollecitiamo voi, singole persone, ad approfondire questi temi e a saperne più dei medici. L'acqua è il mezzo attraverso il quale avviene la vita. Tutto avviene attraverso l'acqua. Non c'è una cellula, non c'è un processo chimico cellulare che possa essere svolto, espletato senza l'acqua. L'acqua è necessaria per tutti i processi vitali all'interno del nostro corpo. E allora, ebbene, che ci sia dentro il nostro corpo un'acqua viva, vitale, energetica, strutturata o un'acqua qualsiasi, magari destrutturata, con un pH molto basso che non ha nessun effetto. Quindi, e qui lo ripetiamo ancora, l'acqua è il mezzo attraverso il sangue di trasporto di tutte le sostanze nutrizionali e dell'asporto di tutte le tossine, le sostanze tossiche, i residui acidi introdotti dall'esterno con il cibo, con l'aria che è sempre più inquinata, con l'acqua che è anche questa inquinata. Proprio oggi ci è arrivata un'altra mail di un'infinità di acqua in bottiglie piene di tossicità. Ragazzi, ma spendete soldi per andare a prendervi acqua in bottiglia e per andarvi a avvelenare? Scusate, l'acqua di rubinetto, anche così com'è, sicuramente è meglio dell'acqua bottiglia, quasi sempre. E quindi le tossine che producono poi i residui acidi sono moltissime, sono moltitudini. E il fegato non ce la fa, il fegato, i reni, la sudorazione, non ce la fa a espellere tutta questa roba. Tutta questa porcheria non ce la fa, ha bisogno di un aiuto e l'unico aiuto che può essere è l'acqua alcalina ionizzata a un alto pH. Non finirò mai di battere il chiodo su questo punto. L'acqua giusta, l'acqua con i valori che abbiamo messo in prima pagina. Andatevene a leggere, andate a vedere, potete scegliere qualsiasi tipo di prodotto nel mercato, ma verificate che abbia quei valori. Verificate che ci siano certificazioni, che ci siano test validi, perché è fondamentale. E quindi, vivendo normalmente, perché normalmente beviamo acqua, se la beviamo di questo tipo, credetemi, serve molto altro poco. Certo, facendo questo già siamo nell'ottica di avere
un equilibrio nell'alimentazione, un equilibrio nel respirare un'aria buona, un equilibrio nel ridurre lo stress e quindi tutte queste cose insieme, in sinergia, ci consentono di vivere come io sono vissuto per 40 anni senza nessuna medicina. Ma qualsiasi persona può farlo. Ovviamente prima comincia e meglio è. Lo vedremo poi che già in giovane età, qualcuno dice a 45 anni, ma qualche altro dice a 20 anni, stiamo perdendo quei valori importanti che ci tutelano. Stiamo perdendo i bicarbonati. Lo vedremo dopo. Ok. E qui, vabbè, lo ripetiamo. Molti medici, non l'ho detto io, l'ha detto Samban. Molti medici non sono scienziati, non comprendono le funzioni delle sostanze alcaline, non comprendono, non vogliono. Specialmente nello stomaco umano. Molti medici credono che gli acidi dello stomaco distruggano l'alcalinità. Non è affatto così. Lo potete trovare dentro questo libro, che vi invitiamo a leggervi e a rileggervi. Io l'avrò letto 10 volte e continuo a leggerlo. Lo stomaco, come tutti i sistemi biologici, possiede un sofisticato sistema di regolazione chiamato omeostasi. L'omeostasi rappresenta l'equilibrio, la normalità, l'equilibrio di tutte le funzionalità all'interno del nostro corpo. Vi garantisco che io più studio, più vado a fondo e più mi meraviglio della straordinaria complessità e dei meccanismi sofisticatissimi all'interno del nostro corpo. Ma questa eccellenza di funzionamento può esprimersi solo se riusciamo a rispettarlo il corpo, con un'aria sana, con un'acqua sana, con un cibo sano, riducendo lo stress. Lo stomaco svolge un'altra vitale funzione, e questo l'ho preso da un altro medico che non c'entra niente, ma che uno dei pochi che ha scritto questo, che spesso è ignorata anche dagli addetti ai lavori, dai medici. Lo stomaco rappresenta la più importante sorgente di produzione di bicarbonato. Quindi paragonate quell'espressione che ha fatto, non metto il nome per così, per correttezza, quell'ente italiano di rinomata eccellenza che dice che l'acqua alcalina nello stomaco diventa acida, e cosa dice il dottor Jan Dusch, un altro, oltre a Samvang, oltre ad altri medici, che lo stomaco rappresenta la più importante sorgente di bicarbonati, e vorrei dire l'unica sorgente di bicarbonati che funziona. Cosa succede? Quando le cellule delle pareti dello stomaco producono acidità, quando io bevo acqua alcalina, anche il mio stomaco aumenta di alcalinità. Lo stomaco, per riequilibrarlo, produce acido cloridrico in modo da riportarlo ai valori di 3-4 pH, che sono i suoi valori normali. Allo stesso tempo, queste cellule producono ioni di bicarbonato, HCO3, quindi alcalinità. Quindi, più acido cloridrico produce lo stomaco per riequilibrarsi, e più bicarbonati produce allo stesso tempo. Quindi per produrre bicarbonati devo produrre acido cloridrico all'interno dello stomaco in maniera contemporanea. Più ne produco in acidità e più ne produco in alcalinità. E quelli prodotti alcalini vanno direttamente nel sangue.
Mangiare cibi alcalini e bere acque alcaline rappresenta la chiave per stimolare lo stomaco a produrre acido, ma allo stesso tempo produrre preziosi bicarbonati fondamentali alla nostra salute. Andatevi a vedere al link, dottor Mandus, oltre che San Mag. L'acido cloridrico resta nello stomaco per cosa? Per disfare i prodotti che mangiamo in prodotti semplici e per quindi produrre energia. Il bicarbonato di sodio entra nel flusso sanguigno e quindi, come abbiamo detto, lo stomaco non può produrre acido cloridrico se contemporaneamente non produce anche bicarbonato. E questa è la bellezza, la straordinarietà del nostro corpo, che ogni cosa la fa in maniera equilibrata. Ed è veramente grave che i medici non conoscono questo processo, che è un processo fondamentale. Ma perché i bicarbonati? Perché i bicarbonati sono altamente alcalini e sono quelli che fanno da spazzino per tutti i residui acidi. Più acqua alcalina beviamo, più acido cloridrico produciamo, più bicarbonati entrano nel nostro sangue. Più alto è il pH dell'acqua, più acido cloridrico verrà prodotto. E il pH dipende molto. Come facciamo a produrre un buon pH alto? Dai minerali alcalini dell'acqua in entrata. Se l'acqua in entrata, come nel caso dell'osmosi inversa, non ha minerali alcalini, o addirittura non ha proprio minerali, non puoi produrre un pH alto. Il pH rimarrà sempre lo stesso. Se io metto nel mio ionizzatore acqua dopo essere stata processata nell'osmosi inversa, il pH non cambia, quello di entrata è uguale a quello di uscita. Quindi è fondamentale che nell'acqua di entrata ci siano minerali alcalini. Un'abbondanza di bicarbonati riduce il rischio di grumi e di coaguli, nonché l'accumulo di residui acidi. Capite? Queste sono le leggi biologiche del nostro corpo. Non le ho inventate io, non sono parole mie, sono parole di fior di scienziati in tutto il mondo. Tutti pensano che l'accumulo di acidi nel nostro corpo sia conseguenza dell'invecchiamento, dice San Van. Non è così. È l'esatto contrario. La causa dell'invecchiamento è l'accumulo di acidi nel nostro corpo. Tant'è che se noi giornalmente riuscissimo a ripulirli, questi residui acidi, saremmo in paradiso. Il corpo potrebbe funzionare al meglio delle sue potenzialità. La ricerca della dottoressa Frassetto, un'altra straordinaria terapeuta, ha dimostrato che il punto di svolta dei 45 anni è l'età media in cui cominciamo a perdere i bicarbonati e quindi cominciano a comparire patologie come il diabete, l'artrite, l'ipertensione, l'osteoporosi, il cancro e via discorrendo. Ma San Vang ha voluto anche precisare di più. Dice la dottoressa Frassetto è perché ha iniziato la sperimentazione con persone di 45 anni. Ma io sono convinto che già a 20 anni, poi lo vedremo in un diagramma, cominciamo a perdere i bicarbonati. Quindi le cellule cancerogene sono acide, mentre le cellule sane sono sempre alcaline. Il nostro sangue è sempre alcalino. Quindi noi siamo acqua e di conseguenza sangue, perché il sangue è anche quello, l'80% acqua. Ma è alcalino. Ma come mai è alcalino? E come mai se varia di alcalinità diventa pericoloso?
Quindi le cellule sane sono sempre alcaline, le cellule malate sono sempre acide. La mancanza di bicarbonati nel sangue crea un ambiente acido, crea un ambiente ideale per l'insorgere di qualsiasi patologia. Cioè una cellula patologica, diciamo, non può vivere se non per pochissimo tempo in un ambiente alcalino. E viceversa, una cellula sana non può vivere per molto tempo in un ambiente acido. E quindi comincia un ciclo perverso di caduta della salute. Poi state attenti a un altro fatto. C'è chi dice, ah, io prendo un bicchiere, metto un cucchiaio, un cucchiaino di bicarbonato e quello è a posto. Falso. Altra informazione non corretta. Il bicarbonato di sodio aggiunto all'acqua non aggiunge bicarbonato al sangue perché l'acido cloridrico dello stomaco, dove entra, scinde il bicarbonato in acqua, biossido di carbonio e sale. Capite? Il bicarbonato immesso dall'esterno all'interno dello stomaco non funziona. Funziona il bicarbonato prodotto dallo stomaco. È fondamentale, questo è fondamentale. Non c'è nessun bicarbonato. Fanno anche delle iniezioni a volte quando c'è un eccesso di acidità, eccetera. Ma non so cosa succeda. Io questo non lo dico perché non lo so. Ma l'unico bicarbonato che è tale, rimane tale, funziona come tale, è quello prodotto dallo stomaco attraverso l'acqua alcalina ionizzata. Nessun programma dietetico, diete vegetariane, diete vegane, crudismo, diete macrobiotiche, diete con pochi carboidrati, aggiungono bicarbonato al sangue. Possono essere valide, possono avere delle funzioni utili, ma non aggiungono bicarbonati al sangue. Nessun esercizio fisico valido, quando è moderato, molto positivo, che serve a ossigenare il sangue, a portare ossigeno al sangue e alle cellule, ma non porta bicarbonati. Inquinamento, stress, depressione riducono le riserve dei bicarbonati del nostro sangue. Stress, inquinamento, lo stress mentale e fisico, depressione. Queste riducono le riserve di bicarbonato. Il fumo distrugge i bicarbonati. Allora, è importante che si sappia questo. Poi uno è libero di fare quello che vuole, può fumare anche 20 sigarette all'ora. Deve essere lui a decidere se per lui va bene o no. Ma deve sapere che succede questo. Sono solo i bicarbonati prodotti dallo stomaco che hanno e mantengono efficacia per la detossificazione. Acqua alcalina, bicarbonati, detox. Questo è il detox, non le diete detox. Quelle che chiamano diete detox non ha niente a che vedere, non portano via i residui acidi. È l'acqua attraverso il sangue, con ricca di bicarbonati, quindi con un altro acqua, con un alto pH, che funge allo scopo. Ecco, questo è un diagramma della dottoressa Frassè, la quale, quello a puntini, come vedete, quello a puntini, è nell'ipotesi che fino a 45 anni i bicarbonati che abbiamo nel nostro corpo e che il nostro corpo produce
sono standard, sono lì. Il dottor Wang dice: io ho un'altra opinione. Non l'ho misurato, non ho fatto esperienze, ma già a 20 anni o anche prima cominciamo a perderli. E cominciando a perderli, via via che passano gli anni, arriviamo ad averne la quantità infima. Peraltro, in un periodo dell'età in cui forse esageriamo di più, mangiamo peggio. E non mangiamo cibi alcalini, mangiamo dolci, mangiamo zucchero e via discorrendo. Quindi, e questo è fisiologico. Questo è fisiologico. Per cui dobbiamo cercare di capire questo e cercare di risolvere nella misura in cui possiamo e possiamo. L'ingrediente chiave della vita e della longevità è avere abbondanza di bicarbonati nel sangue. Bicarbonati vuol dire alto gradiente alcalino nel sangue. Nessuna terapia per la salute, e questo lo dicono i medici giapponesi, nessuna terapia per la salute può funzionare a lungo termine se il corpo non è ripulito da tutti i residui acidi. Quindi ci ammaliamo, ci curiamo con la medicina e poi ritorniamo come prima. Cioè, se non eliminiamo la sorgente, la fonte del problema, il problema si ripresenterà. Secondo i medici giapponesi, ecco, dato che le malattie degli adulti sono causate dall'eccesso di acidità nel corpo, la cura di queste malattie e l'eventuale guarigione sarà, nelle migliori delle ipotesi, temporanea, a meno che contemporaneamente non includa la rimozione dei residui acidi. E quindi, in quanto anche se la medicina potrà, con le medicine, rimuoverli dall'area malata, questi acidi potrebbero spostarsi, anzi sicuramente si manifesteranno in un'altra area a breve distanza di tempo. A breve distanza di tempo. Quindi torniamo all'acqua giusta, l'acqua con i valori che abbiamo esplicitato a pagina 1. Acqua ionizzata alcalina con pH 10 e 5. Se poi all'acqua, anzi, è sommamente opportuno che all'acqua noi associamo uno stile di vita coerente con quello che stiamo facendo con l'acqua per aumentare l'alcalinità e quindi per eliminare i residui acidi del nostro corpo, allora la nostra vita diventerà ogni giorno la gioia del dono di cui siamo stati oggetto. Perché la vita è un dono straordinario, è un dono di gioia ed è di questo che noi dobbiamo vivere, non di pena, di sacrificio, di dolore. Ma per fare questo dobbiamo fare delle cose che siano coerenti con la nostra vita, con la vita che è nel nostro corpo. Il nostro corpo è questo, funziona così. E quindi dobbiamo cercare di avvicinarci alla miglior sua funzionalità, mettendolo in grado di funzionare al meglio. Ma possiamo anche affidarci alle medicine, come no? Anzi, la stragrande maggioranza degli italiani e di tutto il mondo si affida alle medicine, non sapendo. Io ho parlato recentemente con una dottoressa in una farmacia, da poco laureata in farmacia, giovane, in gamba, e lei mi dice: Giuseppe, la prima cosa che ci dicono all'università è che le medicine sono veleni.
C'è una medicina che non ha una controindicazione? Ma provate a leggere i bugiardini di qualche medicina. Allora, degli effetti benefici sono quattro righe e degli effetti collaterali pericolosi sono 400 righe. Possiamo affidarci ai farmaci, certo. Centinaia di migliaia di persone ogni anno muoiono per gli effetti collaterali dei farmaci e nessuno ha il coraggio di denunciarlo, nessuno che conti. Io non conto niente. Naturalmente, qualche ente preposto dovrebbe spiegare alla gente quello che succede. E nessuno ha il coraggio di denunciarlo. In Italia non c'è nessuna statistica ufficiale. Pensate un po'. In America c'è da molti anni, in altri paesi anche. In Italia nessuna statistica. Quindi non solo non ne parlano, ma fanno come gli struzzi, mettono la testa sotto come non succedesse nulla. Si calcola che le persone decedute per reazioni avverse siano tra le 20.000 e le 40.000 ogni anno, anche qui in Italia. Negli Stati Uniti ogni anno muoiono a causa dei farmaci oltre 100.000 persone. Se fate il rapporto tra la popolazione, vedete che le cose quadrano. E poi vedete anche qui una statistica ufficiale di un ente, uno studio di fondazione di farmaci, eccetera, 40.000 persone all'anno presumono, non hanno una certezza perché non c'è un insieme di statistiche che possono essere incrociate, muoiono ogni anno 40.000. Se dividete per 360, 110 persone al giorno in Italia muoiono per gli effetti collaterali delle medicine. Ma vi rendete conto? 100 persone al giorno. Questi non sono numeri che inventiamo noi, sono numeri che abbiamo raccolto da studi e da. Ecco, e qui, da qui vengono le cose che noi parliamo, da qui e da altri, come abbiamo detto. Questo medico straordinario, eccezionale, cui è stato vietato di lavorare negli Stati Uniti. È incredibile. Ha dovuto emigrare in Messico. Gli hanno dato il premio Nobel da giovane perché aveva scoperto e certificato che nessuna malattia, compreso il cancro, può esistere in un ambiente alcalino. Ragazzi, sono mille le voci, sono mille i libri, sono centinaia di migliaia le pubblicazioni che parlano di questo. Non siamo noi che lo diciamo. Ovviamente noi cerchiamo di trasferire il modo, la forma per ottenere un ambiente alcalino dentro il nostro corpo. Un ambiente alcalino stabile, durevole. E qui non vorrei che andassimo oltre ai tempi previsti. Ma che cosa crea e mantiene acidi i liquidi extracellulari del nostro corpo? Sono i residui acidi della combustione e trasformazione del cibo in energia, ma anche i residui dei miliardi di cellule che continuamente si sdoppiano, muoiono e si rigenerano dentro al nostro corpo. È l'aria inquinata che respiriamo, è l'acqua inquinata che beviamo, è il cibo inquinato che beviamo e che mangiamo, scusate, che mangiamo. Sono le radiazioni dell'inquinamento elettromagnetico che in questa fase dei nostri tempi forse è l'inquinante più deleterio in assoluto. Sono, lo chiamiamo
L'elettromagnetismo lo chiamiamo radiazioni elettriche, che ci commergono, ed è lo stress della nostra vita frenetica, lo stress mentale della nostra vita frenetica. Perché guardate che lo stress fisico, come dicevo prima, al limite uno dopo si rilassa un po', dorme, ma lo stress mentale ce l'hai oggi e te lo porti a spasso domani e aggiungi altro stress e te lo porti a spasso dopodomani e ce l'hai sempre con te. E quello stato mentale, quello stress mentale crea acidità continuamente. Ci è venuto in mente questo slogan: tutta la tua salute in un bicchiere d'acqua, un'acqua giusta, l'acqua che parlavamo prima, l'acqua che ha questa struttura meravigliosa. Guardate che struttura ha quest'acqua, è bellissima, rappresenta un fiore, una pianta, una radice, rappresenta la natura, è coerente, ci sono linee coerenti. E per formare questa immagine deve esserci un'informazione coerente, vitale. E la struttura rappresenta questo, la vita. La vita così com'è dentro di noi e com'è fuori di noi. Approfondite prima di decidere che l'acqua che bevete da uno strumento abbia queste caratteristiche. Noi di Sicursalute possiamo darvi un aiuto con i nostri prodotti per proteggervi dagli inquinamenti e per arricchire i valori benefici di aria, acqua, cibo e ambiente. E vi facciamo un invito: attivatevi adesso, non aspettate, attivatevi, fate qualcosa per la vostra salute, per mantenervi sani fino alla fine.